Mi chiamo Giuseppe Zilli e faccio l'artista. La passione per l'arte l'ho avuta sin da ragazzo. Io ricordo già da quando andavo alle scuole elementari, l'emozione dei primi colori a cera. In quel periodo era una cosa quasi impensabile, non ce l'aveva quasi nessuno. Quindi è la prima volta che ho usato questi colori bellissimi, eccezionali, dei colori che ancora adesso al pensiero di quell'emozione mi vengono, diciamo, gli occhi lucidi soltanto al pensiero di quel ricordo quando andavo in prima elementare. Ho sempre avuto questa voglia di usare il colore, di disegnare, di lavorare con le mani, perché il colore non mi bastava più, sempre da ragazzo. Non ho fatto delle scuole specifiche. Ricordo la mia prima mostra, una mostra di lavori abbastanza molto semplici. Non avevo una linea ben precisa. L'ho fatta al Circolo Cittadino di San Donato nel lontano 1976. Quindi questa voglia anche di mettermi in discussione, perché quando uno fa una mostra si mette in discussione, anche se era il mio paese, piccolo paese di provincia, tutto quello che vogliamo, però in ogni caso ti metti in discussione con i tuoi concittadini. Mi piaceva l'idea di far vedere i miei lavori. Non soltanto facevo o cercavo di fare le mostre in gallerie d'arte contemporanea, più o meno in tutto il territorio nazionale, perché insomma ho fatto mostre a Milano, Bologna, Roma, insomma tutte le città più importanti, insomma Genova, Savona, insomma. Ho girato un bel po', oltre naturalmente a Lecce, nei paesi vicini. Ci sono dei periodi che dipingo soltanto e ci sono dei periodi che scolpisco utilizzando i materiali più vari. Nel tempo ho utilizzato il vetro, i metalli, il marmo, la pietra leccese, la creta, il gesso, il cemento, insomma tutti, fino ad arrivare ai metalli nobili, anche se magari non li ho realizzati proprio io, però ho progettato appunto gioielli tipo anelli, spille, collane, orecchini, diversi di questi tipi. Naturalmente mi sono servito di un artigiano che in qualche maniera cercava di realizzare quelle che erano le mie idee.